Benvenuti all'Economist della settimana con Mario Lemi e Alessandro Simonetti. Iniziamo parlando di un articolo dal titolo The Real Revolution on Wall Street. Infatti, le transazioni finanziarie sembra che costino sempre meno. Questo è un bene o un male? Secondo l'Economist, anche se può creare qualche problema inizialmente, a lungo termine sarà un bene. Questo è un trend che esiste da molto tempo, è qualcosa che sta arrivando, che è arrivato adesso con le nuove tecnologie? No, questo è un trend che probabilmente ha avuto origine con l'invenzione della moneta. Adesso, il capitalismo, la parola capitalismo deriva da capo, no? Da caput, ed era il capo di bestiame. Quindi all'inizio le prime civilizzazioni di allevatori vedevano la pecora, no? La pecunia, pecora, come il bene principe che poteva essere scambiato. Quindi se io avevo bisogno di un paio di scarpe, per esempio, andavo dal calzolaio e gli davo una pecora e lui mi dava un paio di scarpe. Ora, il problema è che poteva essere che io non avevo la pecora, avevo un asino. Ora, normalmente l'asino, mettiamo che venisse scambiato per due pecore, però in quel momento io ho necessità delle scarpe e non avendo la moneta devo ricorrere, siccome c'è solo il baratto, devo ricorrere a un intermediario, quindi devo barattare il mio asino con delle pecore, avrò delle pecore e poi darò la pecora al calzolaio per avere la scarpa, che non è molto comodo. No, posso andare quindi da quello che ha le pecore, che però capisce la mia necessità e quindi mi dà solo una pecora per il mio asinello, e io così ho perso l'asino e mi trovo, ho pagato un paio di scarpe, un asino intero. Quindi i prezzi, diciamo, incominciano a essere viziati dalla difficoltà delle transazioni. In effetti con la moneta oggi è tutto molto più semplice, tutto molto più veloce. Di sicuro, esatto, le transazioni al dettaglio sono molto più semplici con la moneta. Ora, immaginiamo, come possiamo immaginarci l'introduzione della moneta in questo villaggio di pastori? Immaginiamo che ci siano solamente 100 pecore e le transazioni avvengono con queste 100 pecore e c'è il capovillaggio che si fa garante della moneta, emette moneta. Okay? Quindi il capovillaggio emette 100 monete e dice, ragazzi, ogni moneta vale una pecora, quindi voi venite da me con questa moneta e io vi do la pecora, come quando negli anni 70 c'era scritto convertibile, no? Era una nota come poteva essere convertita in oro. All'inizio questo capovillaggio dice la posso convertire in pecore, immette le monete, la gente si scambia queste monete sapendo che valgono una pecora, quando ha bisogno della pecora va dal capovillaggio che con le tasse, con qualcosa, prende una pecora e gli dà la pecora per mangiare. E questo abbiamo inventato il capitalismo proprio infantile. Ok, quindi fino a qua il capitalismo sembra qualcosa di buono. Sì, il capitalismo sicuramente poi ha due facce, no? Una buona e una cattiva. Il lato negativo lo anticipiamo subito, è quando la gente inizia a dare valore alla moneta di per sé e non a ciò che rappresenta la moneta, quindi per esempio la pecora, no? E quindi, che so, può essere disposta ad ammazzare per una moneta, ma la moneta in realtà non ha valore, no? Il fatto di poterti sfamare grazie a quella moneta che ha valore. Però adesso continuiamo sulla parte positiva. Il nostro capovillaggio, dopo aver emesso 100 monete, in cui ogni moneta vale una pecora, vorrebbe migliorare la vita dei propri concittadini. E quindi vuole inventare qualcosa per produrre più roba da mangiare. E vede che ci sono delle persone, i creativi, gli scienziati, che se stanno lì sotto un albero potrebbero fare qualcosa, ma alla fine non producono tanto. Allora cosa fa questo capovillaggio? Emette altre 100 monete. Quindi crea 100 monete. Crea della ricchezza? No, non ha creato della ricchezza, perché la ricchezza abbiamo detto che sono solamente le pecore. Cioè in questo villaggio la gente mangia solo pecore. Quindi vuol dire che in quel momento in realtà ci sono 200 monete e 100 pecore, quindi vuol dire che ogni moneta vale solo mezza pecora. Okay. Ma c'è un periodo di ignoranza. All'inizio non è che tutti vanno a convertire queste monete in pecore, quindi
c'è un momento di esuberanza, tutti quanti si pensano un po' più ricchi, compresi questi filosofi che si sono ritrovati delle monete per fare ricerca e sviluppo, si mettono lì, lavorano e inventano l'agricoltura. Quindi l'anno dopo, dopo un ciclo economico, questo villaggio non ha più solamente 100 pecore, avrà 100 pecore e mettiamo 100 quintali di grano, perché ha inventato l'agricoltura. Il paese, il villaggio è diventato molto più ricco, quindi io ho anticipato della ricchezza, ho fatto un po' un trucchetto, ho anticipato della ricchezza all'industria, agli scienziati, che ha fatto ricerca e sviluppo, adesso mi ritrovo che una moneta vale o una pecora oppure un quintale di grano. Ho creato della ricchezza grazie al fatto che ho creato liquidità finanziaria nel mio villaggio. Questo semplificando tutto quanto è quello che sta succedendo adesso. Quindi il primo step è maggior liquidità e quindi diciamo anche prezzi minori, no? Pensiamo che un mercato poco liquido come quello della casa ha un costo di transazione del 6%, no? Quindi ovviamente i prezzi sono più alti, il mercato è molto illiquido, quindi più liquidità, prezzi più bassi. Ma qua adesso, in questo momento, abbiamo anche il secondo aspetto, no? Quello del capo del villaggio che immette denaro. Cioè abbiamo le banche centrali, non è più il capo del villaggio, le banche centrali che stanno continuando a mettere soldi nel sistema. Quello che ci si aspetta è che il denaro valga sempre meno, quindi che ci sia inflazione, svalutazione della moneta. Svalutation. Questa cosa non sta avvenendo, ragion per cui abbiamo le banche centrali che ormai dalla crisi del 2008 continuano a immettere nel sistema sempre più denaro senza che si veda un aumento dei prezzi, no, che è una cosa abbastanza strana. Cos'è che rappresenta, cos'è il grano di oggi? Il grano di oggi è un grano digitale, è il computer. Il computer non solamente ci può servire per comunicare, cosa che ovviamente aumenta la produttività. Cioè, immaginiamo che prima dovevamo viaggiare per poterci parlare in faccia. Adesso sì, sarebbe bello potersi parlare in faccia, però insomma abbiamo avuto quasi un anno di lockdown. Moltissime persone hanno continuato a lavorare grazie al computer, cosa che non sarebbe stata possibile solamente 20 anni fa o 10 anni fa. Ma abbiamo il computer, per esempio, che proprio per restare nell'agricoltura può ottimizzare la produzione agricola. Come? Lo fa analizzando il tempo e prevedendo il tempo, lo fa analizzando i dati di produzione, decidendo se è meglio una coltura piuttosto di un'altra, se è meglio all'interno di questo mercato produrre qualcosa che verrà esportato o che non verrà esportato. Cioè stiamo entrando in un'economia di massima efficienza grazie al fatto che tutta l'informazione piano piano viene distribuita in questo unico cervello attorno al globo, che per noi gestisce la produzione e la distribuzione dei beni. E invece quali potrebbero essere gli effetti non distopici a lungo termine? Un lato che potremmo definire non distopico è l'andamento delle borse. Questa è una cosa che stupisce gli analisti oggigiorno, e che, come abbiamo già detto altre volte, le società, le aziende sembrano essere sopravvalutate, no? Rispetto a quello che producono. Cioè continuano ad arrivargli tanti soldi. Perché gli arrivano tanti soldi? Perché comunque le banche centrali stanno immettendo soldi nel sistema. Il sistema non sa bene dove investire, perché non c'è nulla a basso rischio. Perché se provano a investire appunto dando soldi alla banca centrale, la banca centrale gliene dà ancora di meno, perché la banca centrale sta cercando di liberarsi di soldi, altro che. E quindi cosa fanno? Investono in borsa. Quindi investono in borsa e ovviamente se tanta gente vuole comprare le azioni di una società, le azioni di questa società vanno su. Questo è un lato positivo, è un aspetto positivo ovviamente per chi investe in borsa, no? Sempre più, tra l'altro, adesso l'Economist diceva in un altro articolo sempre questa settimana che il numero di retail investor, cioè quelli come te e me che investono in borsa, è passato dall'inizio del 2020 alla fine del 2020 dal 10 al 25%. Sta aumentando in maniera enorme. Quindi, ok, per chi investe può essere una cosa buona.
Per chi, per esempio, mette su una startup, forse non è necessariamente una cosa buona. No, forse una startup potrebbe essere più, come si dice, disruptive, insomma, più innovativa di una grande azienda, ma non trova soldi. E non trova soldi, soprattutto in Italia, perché la banca non vuole prestare i soldi al piccolo imprenditore che sta mettendo su, la chiamiamo startup, è un'azienda, che sta mettendo su un'azienda. Alla fine alla banca conviene investire nel mercato, anche a lei, nel mercato azionario, comunque in fondi azionari, e guadagnarci molto di più, con un rischio sicuramente minore rispetto al piccolo imprenditore che invece tra balzelli e vari problemi burocratici ha sicuramente una maggior possibilità, probabilità di fallimento.